La flotta dell'ATM si arricchisce di 16 nuovi autobus elettrici, diventando così la prima città d'Italia per numero di mezzi di questo tipo rispetto al totale della flotta. Il presidente della regione Musumeci boccia il voto all'ARS sul rinvio alle elezioni all'ex provincia e martedì verrà presentato un emendamento. Prorogate a lunedì 10 giugno le disposizioni viarie relative ai lavori di riqualificazione degli impianti della galleria San Yekidu, che sarà attraversabile dalle 7 alle 21 alle giornate lavorative, chiusa la domenica. Proseguono gli incontri in vista del Pride dello Stretto. I giovani della Consulta studentesca hanno incontrato a Palazzo Zanca i vertici dell'associazione Genitori Amici di Figli Omosessuali. In casa CR Messina tengono banco le questioni societarie. Dopo gli incontri con i vertici di Camaro e Città di Messina tornano fitti i contatti tra Sciotto e Arena per la cessione del club. Il tifo organizzato piange la scomparsa di Santo Farinella.